Siamo all'Ipercop Centro Sarca a Milano per la quarta tappa del nostro tour Gente Motori giocherà in casa. Tante, tantissime le persone sin dalle prime ore del mattino. Scendiamo a scoprire come sta andando con i tecnici Decre e Carglass. La macchina praticamente è a posto, l'unica cosa sono le luci targa che mi sono funzionanti e basta. A posto, la ringrazio. Ho la macchina a posto, l'unica roba da sostituire come davanti che sono consumate. Grazie. Grazie. Uno e due. Si scelto il nostro Carglass con un adesivo che può applicare per evitare che entrino altre impurità in attesa della preparazione. Allora niente, sostanzialmente la macchina è a posto. Sono a cambiare gomme dietro e sono basse di pressione oltretutto. C'è anche la gemma rotta. Complessivamente, grazie. Tanto il lavoro per gli uomini della Decra, dicevamo. Adesso ci troviamo vicini alle 50 macchine. La condizione è generalmente buona, con una tendenza negativa però per quanto riguarda le gomme. Coperture usurate, pressioni sbagliate, questi i principali difetti finora rilevati sulle auto qua a Milano. La macchina è a posto. Vari controlli sono risultati positivi. Tu vai sul sito internet, sì. Metti i centri di revisione, cerca il più vicino a casa tua. Ciao, io sono Emanuele di Carglass, ti spiego un attimino a cosa serve questa palettina. È un'etichetta adesiva che va posta all'esterno su un'eventuale rottura e serve a proteggerla. Piacere. Grazie, piacere mio. Vanno bene alla pressione della gomma posteriore sinistra, che è bassa. Ok. Infatti questa qui sarebbe già da sostituire. Risultati non esattamente confortanti in questa tappa milanese. Le gomme, dicevamo, usura e pressione sbagliate, ma anche tanti altri difetti, gruppi ottici, addirittura 10 macchine oggi su 60 con parabrezza scheggiati o addirittura rotti. Insomma, il quadro non è dei più confortanti, dei migliori, e ci sono ben 4 macchine che circolano senza la revisione svolta, quindi senza assicurazione. Insomma, confidiamo nella tappa di Palermo sperando che i risultati degli amici siciliani siano migliori.